Benvenuti a una nuova trasmissione del Dottore Risponde. Oggi parleremo finalmente di un argomento medico specialistico, come vi avevo promesso che sarebbe successo prima o poi. È venuto a trovarci il dottor Domenico De Vito, che è Salve. il primario di chirurgia della clinica Sanatrix e che piano piano ci parlerà di varie argomentazioni, di vari problemi chirurgici. Come sempre, io vi chiedo. Mandateci dei messaggi, chiedeteci quale argomento volete essere trattato, che noi cercheremo di trovare la persona adatta. Con Domenico ne troveremo, possiamo parlare praticamente di tutta la chirurgia. Però di volta in volta, se volete parlare di cistiti, volete chiedere qualcosa sul diabete, volete chiedere qualcosa su sulle dislipidemie, sull'ipertensione. Fateci le domande e noi faremo le trasmissioni. Allora, che mi dici? Come vanno le cose alla Sanatrix? Ti saluto innanzitutto, ti ringrazio sempre per queste belle iniziative di comunicare, di poter coinvolgere gli spettatori e di poter in alcuni casi risolvere dei piccoli problemini, come forse di quello che parleremo stasera, dove ci sono a volte delle difficoltà, dell'imbarazzo da arrivare Esattamente. dal medico. Invece per alcune patologie possiamo vedere che arrivare prima di quando la patologia è conclamata, probabilmente si evitano anche delle sequele un po' più fastidiose. Fastidioso. E l'imbarazzo, ricordatevi, sia che il vostro medico sia maschio o sia femmina, non esiste perché il medico quando visita è asessuato, quindi non c'è assolutamente nessun imbarazzo nel parlare di argomenti, anzi, serve quanta più freddezza è possibile nel momento in cui voi parlate di una patologia. Sentire le spalle o visitarvi in una parte più intima per un medico è la stessa cosa. Per un chirurgo poi non ne parliamo. Ci capita di superare ovviamente questo Lo problema. so, purtroppo io capisco l'imbarazzo delle persone, però. Infatti, per la patologia proprio specifica che tu ci tenevi tanto a dirmi, perché so che ti sono arrivate tante richieste, tante È telefonate, passato Natale, è passato Carnevale, abbiamo mangiato e e la sicuramente proctologia la purtroppo proctologia rientra tra quelle rientra. patologie che ne risentono di Certo. alcune, come dire, abitudini alimentari un po' non sane, diciamo in questo modo, e quindi ci possono Beh, essere. cominciamo a parlare proprio della eziopatologia di Tu questa volevi, mi malattia. chiedevi di parlare un pochettino delle emorroidi, Esatto. una patologia purtroppo molto, molto frequente. Dicono le statistiche che forse un 10% della popolazione ne soffre, Addirittura. altre sì, altre. Forse in modo più conclamato, cronico, ma addirittura si arriva forse a percentuale anche del 50% della popolazione che almeno una volta nella vita, anche in forma un po' più lieve, ma possono avere problemi proctologici e in modo particolare delle emorroidi. Già partiamo con una piccola precisazione. Noi quando parliamo di emorroidi probabilmente non identifichiamo la patologia, perché iniziamo a dire questo. Di emorroidi le abbiamo tutti quanti, è una condizione anatomica, sono Certo. dei cuscinetti vascolari venosi che noi abbiamo all'ultimo tratto dell'intestino, esattamente nel canale anale. Quindi quando invece noi parliamo di patologia, noi dovremmo parlare di malattia emorroidaria, esattamente quando queste emorroidi sono ipertrofizzate, cioè si sono gonfiate in modo eccessivo e sono prolassate, cioè sono fuoriuscite dalla loro sede e quindi le troviamo fuori dal canale anale. E quello è il momento in cui noi possiamo effettivamente parlare di una condizione patologica, cioè di malattia emorroidaria. Questi sono quei famosi emorroidi esterne. Sì, noi abbiamo in realtà dal punto di vista anatomico, noi abbiamo delle emorroidi interne e delle emorroidi esterne. Quando queste, sia le interne che esterne, fuoriescono dalla loro sede e quindi è una condizione di prolasso emorroidario. Quindi cominciamo a dare dei consigli di vita per evitare che queste emorroidi diventino. Più Che grosse. devono andare poi dal dottor De Vito. Una piccola precisazione, noi fino
qualche anno fa si parlava soltanto di malattia emorroidaria come una malattia venosa, quindi come troviamo l'eziopatogenesi proprio nel problema nelle vene Sì, emorroidali. nello sfiancamento delle vene. Problema invece negli ultimi anni si è parlato anche di un problema connettivale, di un problema di sostegno. Questi emorroidi, quando viene a mancare il proprio sostegno, tendono a prolassare, a fuoriuscire, a scendere. E questo è dovuto ad alcune condizioni, in modo particolare la stitichezza, lo sforzo eccessivo che si ha nel defecare, che portano nel tempo a farle scendere, dovuto proprio allo sforzo continuo. Sicuramente c'è una condizione di familiarità, possiamo dire, di predisposizione, ma queste cattive abitudini, avere un alvo stitico, avere una tendenza a sforzarsi, a non defecare quando uno dovrebbe defecare, o peggio ancora, quando uno rimane sul water per troppo tempo, sono tutte condizioni favorevoli alla discesa delle emorroidi, alla loro sede, a sforzarle, a infiammarle, a ingrossarle e quindi portare tutte le conseguenze. E non ultimo, ovviamente, è un'alterazione dell'alimentazione. Si è visto che una dieta priva di fibre, una persone che bevono poco, poco idratate, sono tutte condizioni che non favoriscono la formazione di feci morbide, possiamo dire, e quindi predispongono alla malattia emorroidaria. Eppure l'attività fisica, penso. Assolutamente, assolutamente. La sedentarietà, persone sedentarie, persone obese, l'abuso del fumo, sono tutte condizioni che possono aggravare la condizione. E infine ci sono dei particolari lavori che predispongono particolarmente, qui ti parlo da ex medico del lavoro, che possono creare una diatesi più tendente all'emorroide. Non c'è una categoria, diciamo, unica, però sicuramente lo sforzo, si è ricercato proprio nello sforzo continuo che aumentando la pressione addominale può facilitare questa ipertrofia, questo ingrossamento, questo gonfiore emorroidale. E quindi va da sé che tutto quello che favorisce invece una regolare defecazione evita il traumatismo di quell'ultimo tratto anale. In primis sta proprio nel cercare di insegnare ai pazienti di aumentare l'idratazione, di bere i 2 litri di acqua al giorno e di migliorare l'alimentazione arricchendola Di di fibre. fibre. Per fibre noi intendiamo frutta e verdura, quindi cercare di, soprattutto le persone che hanno questa tendenza, che hanno un alvo stitico, di mangiare almeno 2 volte, 2 piatti di frutta al giorno, di verdure al giorno, almeno 5 frutti durante la giornata. In realtà, se vogliamo essere ancora più precisi, noi dovremmo consigliare ai pazienti di mangiare 30-35 grammi di fibre al giorno. È un quantitativo che il paziente ovviamente si può trovare in difficoltà a capire esattamente quando sono. Però il mio semplice invito è quello di fare attenzione quando si va al supermercato, di leggere quello che si sta comprando e di vedere l'apporto di fibre che possono avere ogni prodotto, dalla pasta alle fette biscottate, al frumento, all'avena, e ci sono dei frutti, degli alimenti che sono maggiormente ricchi di fibre, quindi di migliorare con tutto questo. Ma dicevo, lavori tipo per esempio il barbiere o la commessa La che ti portano a stazione, stare alla stazione sicuramente, eletta, giusto, questa è la tua quello. esperienza, ti porta ovviamente a portarti a fare queste riflessioni, assolutamente. Non vogliamo dire che quelle condizioni, però sicuramente favoriscono. La stazione eletta si è visto che è un'altra delle condizioni che possono peggiorare la gravità di quella Possono. regione e quindi favorire, non condiziona, ma Non condizioni, favorire certo. il peggioramento di questa condizione. Allora, la prima parte l'abbiamo abbastanza eviscerata, abbiamo capito perché ci vengono le emorroidi, che cosa sono le emorroidi. Adesso, come si manifesta la patologia per le prime volte? Esattamente, possiamo dire che nella maggior parte dei casi il paziente quando corre dal medico con la malattia emorroidare è allarmato, è Sì. spaventato,
perché forse si è trovata già di fronte forse al sintomo più eclatante, più preoccupante, che è il sanguinamento. Questo però già stiamo parlando di stadi molto più importanti, perché se noi consideriamo questo ingrossamento venoso, la parete emorroidale si assottiglia, il traumatismo delle feci un po' dure, come dicevo, può lacerare queste vene emorroidali e quindi portare a questo sanguinamento. Sanguinamento che normalmente è un sangue rosso vivo, che il paziente si ritrova durante la defecazione, alla fine, sporsa proprio a spruzzo su tutto il watero o semplicemente sulla carta igienica. Quindi forse questo è il sintomo più associato alle emorroidi. Però le stesse emorroidi, prolassando, possono portare un prurito, possono macerarsi e quindi determinare un dolore, un bruciore di quella regione. Fino poi ad altri sintomi ancora più importanti, che però parliamo sempre di complicanze emorroidali, qual è la temuta trombosi emorroidale. Consideriamo queste vene che si sono ingrossate, che i muscoli di quella regione sfinteriale si sono un pochettino più contratti e quindi rallentano il flusso sanguigno nelle emorroidi e quindi il sangue va a coagularsi, va a trombizzarsi. Questo trombo emorroidale, che è sangue coagulato, niente di più, infiamma quella parete e provoca un dolore, soprattutto nelle emorroidi esterne, che sono quelle dotate di maggiore sensibilità. E il Un paziente dolore un dolore acutissimo, acutissimo, e quindi acutissimo. queste forse sono le due condizioni che ci portano il paziente a superare forse quel momento di imbarazzo e a correre disperatamente dal medico per Io farsi visitare. ho avuto un paziente che non si riusciva a alzare dal letto quando gli venivano questi attacchi, Queste crisi e emorroidate che noi purtroppo identifichiamo, aveva timore della chirurgia in o maniera. imbarazzo o poi spaventato È proprio, lui era proprio per timoroso. E dicevo, uno dei sintomi, perdonami se aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, perché io da medico, ex medico di famiglia nell'animo, ma adesso pensionato, uno dei sintomi primi che dovremmo cercare di stare accorti è il tenesmo, cioè quella sensazione quasi di dover andare in bagno e invece poi non c'è nulla da fare. effettivamente, perché ingrossandosi occupano uno spazio, quello spazio è una zona molto sensibile e quindi, come dire, ci può essere questa sensazione di dover, di impellente defecazione Quando quando invece non non ci c'è. sono. È lì che secondo me bisognerebbe cominciare a agire da medico, ma Prima di ancora non da arrivare dal medico. chirurgo. Tu lo sai che io ovviamente voglio inquadrare la cosa sia clinica che chirurgica, è chiaro che L'intervento tu. chirurgico deve essere l'ultima possibilità. Esatto. Probabilmente quando siamo arrivati all'intervento chirurgico, perché noi cerchiamo noi sempre di suddividere la patologia in gradi, noi andiamo dal primo al Esatto, quarto grado. perfetto. I primi gradi, il primo e il secondo grado, parliamo di piccole emorroidi che sono soprattutto all'interno del canale anale. Nel secondo grado sono quelle che fuoriescono con la defecazione, ma poi spontaneamente Ritornano. rientrano. Mentre quando parliamo di terzo o quarto grado, parliamo di patologia che già è prolassata, che o nel terzo grado io posso rimettere manualmente all'interno, o nel quarto grado che addirittura non si Non riesce si più, riesce. si è perso il domicilio, come Esatto. diciamo, dell'emorroide. In quei casi, ovviamente, già abbiamo ritardato, già la patologia è evoluta e probabilmente l'unica alternativa è quella chirurgica. Sicuramente nelle prime fasi la situazione del miglioramento delle condizioni igienico-dietistiche noi alimentari sicuramente vanno a migliorare, associati ovviamente anche dei prodotti che migliorano il trofismo venoso, oppure delle creme che servono più che altro ad alleviare i fastidi, delle creme antinfiammatorie, delle creme anestetiche che possono togliere quei dolori, quei fastidi che E sono fino a poi. qua siamo al medico di famiglia. Basta il medico di famiglia che faccia anche una scrupolosa visita, perché purtroppo Già bisogna fare la diagnosi, già la quello, diagnosi già e quindi fa la permette e quindi si diagnosi possono prescrivere dei e quindi fa farmaci. anche una terapia. Poi a un certo punto il medico di famiglia dice: guarda, io ti consiglio
di andare da un chirurgo. Il chirurgo si trova davanti delle situazioni, appunto, già di emorroidi che casomai non rientrano, anche se non sono lacerate, anche se sono soltanto gonfie, eccetera. Sicuramente rincara la dose dei farmaci flebotonici che si devono fare, eccetera, l'antinfiammatorio per il dolore, però poi bisogna prima o poi intervenire. Come si interviene? E qui cerchiamo Di essere un pochettino più di rassicuranti, posso usare se è questo qua. possibile, però nello stesso tempo qui ci giochiamo molto la serietà, perché è rassicurante perché dobbiamo invogliare le persone quando stanno male a operarsi, perché sicuramente a un certo punto non c'è altro. Però nello stesso tempo nemmeno troppo, perché sennò poi le persone si trascurano, dici tanto poi mi posso sempre operare. Sì, giusto. Allora, come dicevo, probabilmente si arriva tardi a fare la diagnosi, sia per un problema di imbarazzo, sia perché viviamo ancora di qualche ricordo di anni fa, dove l'unica terapia era quella, la demolitiva, possiamo dire, associata purtroppo a un dolore nel post-operatorio incredibile, e quindi questo ha sempre un po' evitato di arrivare a questa risoluzione chirurgica. La premessa è che io arrivo all'intervento chirurgico dopo che ho provato tutte quelle strategie, quando la condizione di complicanza, io arriviamo a delle perdite di sangue che possono portare a degli stadi anemici importanti, quindi l'intervento chirurgico è assolutamente È necessario, è indispensabile. indispensabile. L'intervento chirurgico, sicuramente il tradizionale intervento di emorroidectomia, che noi diciamo, quindi di asportazione delle emorroidi, esiste da tanti anni ed esisterà sempre. Esiste soprattutto nel caso in cui noi stiamo parlando di una condizione di un quarto grado, quindi emorroidi completamente fuoriuscite, prolassate, sanguinanti, macerate, quindi non c'è altra soluzione di quella di asportare. Ma per fortuna oggi la tecnologia ci viene in aiuto, e anche in questi gradi l'asportazione può avvenire attraverso dei device, noi diciamo, degli attrezzi che sono più gentili nell'asportazione delle emorroidi, e quindi di conseguenza anche il post-operatorio sicuramente sarà meno doloroso, associato anche a una terapia antalgica Certo. efficace. Ma prima di arrivare a questo, ci sono altre soluzioni che possiamo dire. Oggi noi parliamo di lifting delle emorroidi. Che vuol dire? Se noi partiamo dal presupposto che l'emorroide è una condizione naturale, anatomica, Certo. che le emorroidi noi ce l'abbiamo in quanto servono anche per la nostra continenza, e quindi se noi le possiamo rispettare, possiamo evitare di toglierle, ma di migliorare quel prolasso, quindi togliendo quel prolasso, riposizionandole nella loro zona, quindi riportando verso l'alto il lifting. E questo intervento si chiama emorroidopessi, intervento che forse qualcuno conoscerà come intervento di Longo, e consiste nel non demolire le emorroidi, ma togliere una parte di mucosa che sta sopra l'emorroide, e quindi di riportare conseguenzialmente l'emorroide verso sopra. È un intervento che è molto meno doloroso, perché agiamo all'interno del canale anale, in una zona dove la percezione del dolore è assolutamente di meno rispetto a quello esterno, e quindi questo ci permette di rispettare di più l'emorroide, e di conseguenza anche il post-operatorio sarà molto meno doloroso. Non posso dire che non sarà doloroso, ma sicuramente a fronte dell'altro, la Milligan e Morgan, quindi l'intervento di emorroidectomia, dell'asportazione completa di emorroidi, dove il dolore può andare dalle 2 alle 4 settimane, in questo caso dopo una settimana, possiamo dire, il paziente può riprendere completamente la propria attività, con dei piccoli fastidi, ma può riprendere l'attività. Altre tecniche, possiamo dire, oggi usiamo il laser. Il laser in cosa consiste? Nel mettere una sonda che mi va a bruciare le emorroidi, però il concetto deve essere chiaro: non si può utilizzare questa metodica per tutte le emorroidi. Per emorroidi molto grosse il laser non può essere usato, ma ci troviamo davanti a casi di un secondo, un terzo grado dove può essere utilizzato, o addirittura nei casi ancora iniziali, un primo grado, dove io non ho dolore ma ho un sanguinamento. Sono delle emorroidi interne, dove là io posso sclerotizzare queste vene, facendo una piccola puntura si vanno completamente a sgonfiare, o a legare queste emorroidi o bruciarle con la sonda laser. Sono trattamenti che si possono fare oggi anche in ambulatorio,
senza ricorrere completamente all'intervento chirurgico con tutto Con l'anestesia l'anestesia spinale, con locale. l'anestesia locale. Si possono fare nell'ambulatorio proctologico, ovviamente, con degli strumenti che ci permettono di vedere bene, quindi delle piccole emorroidi si possono legare o sclerotizzare con del medicinale che me le fa chiudere o andarle a bruciare. In alcuni casi questo però può essere non un trattamento definitivo, un trattamento transitorio dove io stoppo il problema emorragico, miglioro delle condizioni igienico-alimentari e posso evitare di arrivare a un grado superiore o ad arrivare al temuto intervento C'è chirurgico. un problema che nella mia esperienza di medico ho avuto, e adesso però tu mi hai un po' spiazzato dicendo che ci sono tutti questi interventi diversi. Cioè, molto spesso, chi si è operato di emorroidi, operato però, non posso dire che tipo di intervento, gli si sono riformati. E perciò molte persone a volte dicono: ma che mi opero a fare, tanto quelle si rifanno. È dovuto al tipo di tecnica che viene usata. È dovuta anche al tipo di tecnica, ma è dovuto alle condizioni che hanno favorito la formazione dell'emorroide. Se la condizione di partenza non è stata tolta, se il paziente continua a premersi per andare di corpo, se il paziente non formerà delle feci formate, ci tengo su questo concetto, è alla base, perché se un paziente continua ad essere stitico, a sforzarsi, a rimanere diversi minuti, se non non voglio dire Sì, ore, c'è ma chi voglio si legge i libri dire a proprio. leggere dei libri, a portarsi adesso i telefonini e quant'altro, rimane quelle emorroidi che sono residuate, perché dovevano residuare, perché noi possiamo togliere delle emorroidi, ma rimane dei ponti mucosi per la cicatrizzazione che deve avvenire. È normale che le condizioni favorevoli continuano a rimanere e la condizione delle emorroidi ci può Finisce. essere. Poi ci sono delle lacune tecniche, che probabilmente questa di Longo che dicevo, che io ho riportato le emorroidi su, ma le emorroidi ci devono stare in quelle Certo. condizioni, ma io continuo a premermi, continuo ad aumentare quella pressione addominale e quindi ad avere gli stessi fattori, prima o poi riusciranno tale e quale delle emorroidi. Quindi quella terapia di prevenzione, quella terapia alimentare, possiamo dire, quella va fatta prima, A durante e dopo, a prescindere. prescindere anche dopo. Il paziente deve essere educato dal punto di vista alimentare e anche dal punto di vista della propria defecazione. Sì, Deve avere un certo. rispetto per quella Rispetto per il zona proprio corpo. Cioè, alla anatomica. fin fine si tratta di rispettare se Di stessi. rispettare se stessa e quindi si può evitare anche quelle complicanze di cui parlavamo, della trombosi stessa. Va bene, sicuramente non abbiamo esaurito l'argomento, però nello stesso tempo abbiamo parlato abbastanza chiaramente di questo. Ora però viene la parte della Onlus, dell'azienda del terzo settore, dove per fortuna, devo dire, veramente con grande amicizia nei confronti del dottore De Vito, tu collabori in maniera fattiva da sempre, da subito, è una delle persone che ci ha aiutato di più. L'organizziamo una visita gratuita per i nostri soci, un giorno ti vieni col dito bello carico e ti fai una quindicina di visite. Passione e interesse, ma a te non posso dire di no. Quindi, come dire, al di là del piacere di essere di aiuto per gli altri, sicuramente all'amico non posso dire no, e quindi sono a disposizione Quindi, di tutte le persone che tu riterrai opportuno. dopo prenderemo accordi per una data precisa e organizzeremo questa seduta. Sicuramente il primo approccio è sempre col medico di famiglia, sempre col medico di famiglia, perché il tentativo di cura è importante, perché come ci ha detto il dottore De Vito, noi possiamo pure intervenire con un emorroide di primo grado e sicuramente risolviamo bellissimamente il problema. Ma voi, se continuate a giocare col telefonino seduti sul gabinetto, a non mangiare fibre, a mangiare dolci e A non caramelle, andare in bagno quando uno deve e andare, non non a andare, bravo, a rimandare questo rimandare ogni appuntamento volta anche di di ore. andare in bagno, e poi alla fine ovviamente le feci diventano una specie di
un pistone intappo, che continua a premere su quella regione. Quindi sicuramente vi torneranno, ma noi facciamo quello che possiamo, poi voi dovete avere il rispetto del vostro corpo. E ripeto, col dottore De Vito organizziamo sicuramente una visita al più presto e vedremo poi, casomai, se qualcuno si dovrà operare, lui ci darà una mano anche per la parte interventistica, perché stando lavorando alla Sanatrix, che è un centro importante e veramente ben strutturato qui al Vomero, noi sicuramente possiamo contare su delle liste un poco diverse da quelle degli ospedali Cardarelli eccetera, che sicuramente ci portano, che se uno arriva che può essere che terrà le emorroidi, si opererà con le emorroidi di quarto grado, perché ci vorranno almeno 2 anni prima di potersi operare. Come tu ben sai, noi abbiamo questo ambulatorio di proctologia in clinica e mi permetto anche di dire che per la parte chirurgica tutte le tecniche che esistono, per fortuna abbiamo tutti i vari device e quindi quello che noi oggi diciamo, noi facciamo una sorta di chirurgia sartoriale, a ognuno il proprio intervento, in base a come sta, in base a delle caratteristiche anatomiche, in base alle richieste del paziente, possiamo spaziare dal laser alla chirurgia tradizionale e a quella invece un po' più... Ma soprattutto noi abbiamo il dottor Mimmo De Vito, che ci sta a fianco e sicuramente, a parte che è un bravissimo chirurgo, questo è secondario secondo me, perché per stare seduto vicino a me vuol dire che io lo stimo e quindi da questo punto di vista è ovvio che io penso che sia un bravo professionista, ma è anche veramente veramente molto disponibile. Ti ringrazio e ci vedremo ancora per altri argomenti. Se tu hai qualche argomento in particolare di cui vuoi parlare, ci puoi dire quale può essere un argomento futuro per te, oppure aspettiamo le richieste dei nostri spettatori che ci possono sicuramente chiedere qualcosa. In chirurgia le patologie purtroppo sono tantissime, sì. Quindi io aspetterei più che altro invece qualche richiesta, qualche approfondimento, sia della parte proctologica o di altre cose. Va bene, arriveranno sicuramente. Grazie. Grazie. E alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.